La semifinale di andata vede Tarallo andare subito in vantaggio contro Ruoppolo, poi il tiro alto sempre di uno scatenato Real qui, azione irresistibile. Portiere non irreprensibile 2-0, poi una stecca per il 3-0. Nel finale il gol che riapre le speranze. Subito lotta continua, grande parata di Sampdar in questo match di andata, ma la Sampa poi riesce a segnare il gol dell'1-0. Tarallo è già in finale a tavolino, allora Sampdario sarà il suo sfidante perché liquida con un 3-0, lotta continua nel match di ritorno, qui la parata di lotta continua. Poi il gol del 2-0 di Dario, che nel finale cala anche il terzo, è finale. Sarà una grande finale, la prima azione per Dario che insiste, va in vantaggio con questo gol, prende il back al volo ed è vantaggio, quindi gol. Il pareggio però di uno scatenato Real Tarallo che gioca molto bene. Dario nei supplementari, la parata di Tarallo, ora si va agli shootout. Comincia Dario, parata, Tarallo, gol. Dario ancora sopra la traversa, Tarallo va 2-0. Traversa per entrambi e poi l'ultimo errore di Dario. Allora 3-1 complessivo, vince Tarallo. Coppa di Abbadia, secondo classificato, al termine di una bellissima partita, davvero emozionante, conclusasi agli shootout. Sampdario. Sampdario per questo secondo posto. Insomma, partita che è stata molto combattuta, i dettagli hanno fatto la differenza. Brutti shootout, possiamo dire. Brutti shootout, però devo dire che Real Tarallo alla fine ha fatto qualcosina in più, quindi ci può stare questa coppa, anche se è chiaro che perdere non fa mai Non fa, piacere. sappiamo che non fa mai piacere, ne parla con un esperto. Grazie mille, Sandario. Allora premiamo il vincitore che si aggira già qua alle mie spalle della Coppa di Abbadia 2017-18, Real Tarallo. Complimenti, Real Tarallo. Prego, davvero una grande partita. Alzi pure la coppa. Dopo tanto tempo posso parlare. Parla, parli pure, ci avvicini. Allora, grande Grande partita, partita. sì, come al solito vinta ai calci di rigore con un grande rivale, sono veramente fiero perché battere uno come Dario, onestamente detto da me, cioè è un grande rivale, bisogna proprio avere un po' di fortuna e anche un po' di bravura, sono contento, dopo tanto tempo ce l'ho Ce fatta, la dai. fa. Complimenti allora. Grazie. La finale di Supercoppa, meno emozioni rispetto alla finale di Coppa. Un'azione per uno qui, il palo di Tarallo. E poi qui il grande miracolo di Dario che si salva. Poi il gol è veloce al volo. Azione al volo, palla, ultimo rimpallo sull'omino di Dario che trafigge Tarallo e vince la Supercoppa 1-0. L'ultima azione però per Tarallo non va. Supercoppa di Casadia 2018, premiamo al termine di una partita spettacolare, comunque molto equilibrata, decisa, un episodio, un gol a favore al volo di Sampdario, il finalista Real Tarallo. Prego, Real Tarallo, bravo comunque, rende resa dura anche questa, insomma, una serata emozionante. Anche vabbè, questo giro ho perso, sfortunatamente ho preso un incrocio, un bel palo, non è andata bene. Comunque, complimenti a Dario che ha meritato di vincere nonostante Grazie, complimenti ancora Tarallo, ci aspettano altre partite, altre finali. Vince la Supercoppa di Abbadia, questo bellissimo Coppa di 2018, la quarta di carriera Sandario. Complimenti Tarallo, prego, passare la coppa. Santo, insomma, una partita equilibratissima, a differenza non ho fatto i dettagli, una palla, insomma, un rimpallo, qualcuno ha detto fortunoso, qualcuno no, però insomma, che alla fine era ciò che non ha portato dentro. Purtroppo non ci sarà il video perché è talmente Ah, ok, veloce. va bene. Comunque, gran partita contro Tarallo, è sempre una sfida stellare vincere con lui, è La sempre sfida è infinita, una veramente. soddisfazione unica. Quindi sono contento di questo altro trofeo in bacheca. Poker, primo a raggiungere 4 trofei, tra l'altro, dello stesso trofeo, la stessa competizione. Sì, per soddisfazione, però naturalmente adesso mettiamo la 100. Complimenti, Dario.